Ed eccoci qui, cari amici di No Frontiere Web TV. Oggi parliamo di Sanremo 2020. Eccoci, ritornati qua. Ciao Ciro. Oggi è giornata di speciali e abbiamo voluto dedicare anche questo speciale Sanremo. Sì. È una finestra che noi apriamo e praticamente la selezione degli artisti è stata fatta quest'anno dal direttore artistico, come ogni anno, che è nella persona di Amadeus. E sono sorte mille polemiche. Mille polemiche subito. Innanzitutto una conferenza stampa birichina, ecco, mi piace insomma ritornare. Sempre birichina. Sono tutti birichini. Perché praticamente si è, diciamo, però insomma c'è stata anche una fazione di donne che ha ammesso candidamente che effettivamente quello nella sua ingenuità di dire una cosa superficiale, vantando il fattore estetico delle donne, ha detto il vero, cioè a Sanremo bisognava dare visibilità alla bellezza e quindi insomma, non bisognava fare, diciamo, il paragone con l'intelligenza, però chiaramente poi si innesca tutto un discorso. Ma io vorrei invece incentrarmi, evitiamo le polemiche, andiamo sui cantanti. Sì, quindi altre polemiche. Evitiamo le polemiche, però andiamo ad altro tipo di polemica. Sì. I cantanti sono stati presi, insomma, secondo un criterio alquanto... No, ancora non conosce, ecco. Il criterio non si conosce mai della selezione dei big in gara. Hanno fatto discutere alcuni nomi dei big, perché insomma, molti si chiedono, ma chi sono questi? Perché di solito, sai, un tempo Sanremo nei big c'era Claudio Baglioni, Gianni Morandi, questi grandi cantanti. Poi l'avvento dei social, ma anche di emergenti che hanno avuto successo e dei talent, ha fatto sì che si creasse una nuova polemica. Ecco, siamo sempre pieni di polemiche, questo speciale di Sanremo. Che è successo con Red Ronnie? Spiegaci. Ah no, beh, quella è la polemica nata dal giornalista Red Ronnie sulle sue pagine, insomma, social, dove ha evidenziato come in particolare un cantante che si chiama Junior Kelly, che io tu conoscevi, sono sincero, non conoscevo, quindi non voglio... Tu che sei affrante delle discoteche, non è vero. Assolutamente, però. No, io che non, dico la verità, non posso conoscere tutti, non seguo tutti, quindi faccio... Insomma, come posso dire, faccio mea culpa nel caso, insomma, quindi chiedo scusa ai fan di Junior Kelly, ma io non lo conoscevo. E la canzone che porterà a Sanremo si chiama No Grazie, ovviamente nessuno la conosce perché le canzoni sono inedite, quindi la sera della la prima serata, la seconda serata, ora non so quando canterà, però la settimana che va di fatto dal 4 all'8 febbraio sarà, appunto, verranno... interpretate tutte le canzoni dagli artisti, quindi questa canzone non la conosce nessuno. Però la polemica è nata perché appunto il giornalista Red Ronnie è andato a leggere il testo delle vecchie canzoni di Junior Kelly, e ora non staremo qui a ripetere questi testi perché sono veramente all'odio, sono molto brutti questi testi, sono veramente molto brutti. E però la polemica è nata proprio da questo: com'è possibile che artisti semi sconosciuti o comunque al grande pubblico, perché magari hanno un pubblico di nicchia, un pubblico magari di ragazzi giovani che li seguono, com'è possibile che questi artisti siano sul palco dei big? Ecco, tutta la serata una spiegazione, perché poi ci sono anche altri nomi, c'è per esempio Anastasio che è uscito per esempio da X Factor, che però secondo me è un artista che merita, è molto bravo. Poi ovviamente io mi baso su quello che hanno fatto finora, adesso poi vediamo quale sarà il loro futuro. C'è Elettra Lamborghini, che non è una cantante, però la conosciamo perché insomma si dà molte visibilità nei social, quindi non vorrei che questo Junior Kelly avesse un suo seguito, e quando i cantanti, anche per noi che siamo ignari, non siamo famosi, hanno loro seguito nei social, evidentemente c'è interesse di portarli al grande schermo. Però io mi chiedo il fatto che Amadeus abbia avuto questa grande libertà, cioè nessun tipo di censura. Stranamente tanti anni fa si faceva censura alla radio, anche alla televisione, insomma, pubblica di Stato, e c'erano le famose censure che adesso sono state tutte, insomma, sono state tutte bypassate al fine della popolarità, che noi non conosciamo, ripetiamo, però questi hanno tutti un loro seguito, quindi a me lascia pensare che sia stato fatto appunto perché ognuno di questi personaggi, avendo un grosso seguito, potrà attirare audience e quindi insomma fare ascolti e quindi ritornare, diciamo, con un ritorno pubblicitario, che è chiaramente l'anima dei cachet di tutti. Questa cosa, però, ovviamente, chiaro,
scegliere le visualizzazioni a discapito della qualità non ci sembra. Ora, ovviamente, noi non conosciamo le canzoni, quindi chiaro. Non vogliamo giudicarle prima. Magari quindi... ci sarà anche qualche però... altro passaggio di qualche altra canzone. Però, insomma, il fatto che Red Ronnie, insomma, che è un grande per quanto riguarda l'icona della musica, ne ha viste di cotte e di crude, sì. Insomma, abbia segnalato questo fatto. Però c'è stata anche una presa di posizione da parte della moglie di Sergio Bardotti, esatto, che è un bravo. Grande autore di testi, che pare che voglia far ritirare il premio. Premio Sergio Bardotti, che dal 2013 è presente a Sanremo, e quindi insomma sarebbe molto grave. Insomma, chiaramente insomma, si crea tutta una polemica, però tutto fa brodo perché poi alla fine se ne parla, quindi siamo sempre là. Però, però insomma di questi ecco di questi che si presentano a Sanremo non conosciamo chiaramente le canzoni, però insomma tu che sei grande scopritore di talenti non è vero. Perché non è vero. Lo uso come spalla, esatto. Perché, insomma, ci manchiamo da parecchio esatto. Perché, e niente, ritorniamo a noi, quale cantante secondo te insomma meritevole di un palcoscenico? Guarda, noi abbiamo qui davanti l'elenco dei cantanti, dei partecipanti di Sanremo con i relativi autori. Ecco, le relative, esatto. Io non dico che Sanremo deve essere il festival dei cantautori, ci mancherebbe, perché è il festival della canzone italiana, quindi si porta tutta la musica italiana. Però se io leggo chi ha scritto le canzoni, ci sono anche quelli che cantano le canzoni che fanno parte di chi le ha scritte. L'unico che per esempio porterà una canzone scritta da se stesso è Enrico Nigiotti, perché lui è l'unico autore della canzone, quindi mi viene da dire quasi l'unico cantautore presente. Si è autoassegnato la canzone. È l'unico praticamente cantautore, almeno se leggo chi ha scritto la canzone, visto che cantautore vuol dire artista che si scrive le canzoni di fatto, quindi autore delle proprie canzoni. Poi c'è per esempio Michele Zarrillo, che scrive lui la canzone ma c'è anche un altro autore. Idem Diodato, scrive lui la canzone ma c'è anche un altro autore. Quindi ad esempio la canzone di Elodie l'ha scritta Mahmood, per esempio. Quindi qui si leggono anche queste cose qui. Poi per esempio, non lo so, ci sono altre canzoni. C'è per esempio quella di Piero Pelù, che da solista fa sul palco, ha scritto con Chiaravalli. La cosa, Chiaravalli è un grande autore anche lui di testi, quindi c'è anche un mix tra magari persone che, tipo, ti ho fatto esempio Sergio Bardotti, che ha scritto tante canzoni anche per il passato. Quindi noi non, la polemica non la facciamo sul fatto che non ci siano magari tanti cantautori, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Però chiaramente se la TV di Stato italiana, la RAI, che tutti noi paghiamo, c'è un canone... E che non vorremmo più pagare. Non vorremmo più pagare. Però ci staccano la luce se non la paghiamo più. Come funziona? E noi non possiamo andare. Non possiamo andare. Viva il canone. Quindi viva il canone. Esatto. Chiaramente se una TV del genere magari porta sul palco di Sanremo degli artisti che però hanno, ecco, un passato non proprio come possiamo dire, diciamo, elegante, oppure non hanno proprio un passato magari io non voglio dire che sono persone cattive, ci mancherebbe, però magari quello che hanno scritto influenza anche quello che scriveranno poi in futuro. Io credo che comunque, non so, è stata fatta anche una raccolta firme per escludere Junior Kelly da Sanremo, sono state raccolte più di 20.000 firme, io non so se alla fine salirà o non salirà sul palco, questo poi spetterà alla commissione di Sanremo, ad Amadeus, alla RAI, ai vertici della RAI. Però è chiaro che non è un bel inizio di festival, tra l'altro 70esima edizione, un anniversario importante. Celebrativo. Ecco, direi che forse Amadeus non avrà un secondo anno, così ad occhio e croce. Sì, penso che sarà già esonerato al primo, dopo di questo. Però io volevo sottolineare, guardando lo schema degli autori, a me piace, insomma, almeno sulla carta, Irene Grandi, perché ha grossi autori agli spalli, Cadano Curreri, Vasco Rossi. Sì, la canzone Vasco Rossi, quindi è vero, sono... Io mi auguro, ecco, che vinca la canzone, che non ci sia, ecco, condizionamento di ragazzi problema, che vengono dai social. Il problema è che se col televoto i ragazzi sono abituati, perché direi togliamoci il televoto. Togliamo il televoto da Sanremo. La proposta di Federico Mancini è togliamo il televoto. No, i ragazzi, portiamolo in discoteca nel giorno di Sanremo. Esatto. No, però non sarebbe una cattiva idea. Magari togliere il televoto, però vuol dire che non guadagnano soldi, perché chiaramente il televoto paghi per fare il televoto. Però magari potrebbe esserci una commissione che decide. Io questo mi auspicherei, al di là, insomma, che decide la canzone vincitrice. Più calmierata, ecco, perché è chiaro dire che tutti quelli che vengono ai social hanno un vantaggio. Quindi se... Il vantaggio sì, ce l'hanno. Ricordiamo, Mahmood ha vinto l'anno scorso perché aveva un grande vantaggio anche insomma, su la luce social. Di questo dovrebbe essere anche un po' calmierata anche la giuria, insomma, eccetera.
la percentuale, ecco, di voto che magari dalla telefonata non dovrebbe essere, Però, non dovrebbe a incidere. proposito Questa. di Mahmood, in realtà lui l'anno scorso andò in finale con Ultimo, e Ultimo aveva forse più fan che lo seguivano da casa rispetto a Mahmood. Infatti, vabbè. Quindi la vittoria di Mahmood non è solo frutto del televoto. Il televoto, è chiaro, è solo una percentuale che viene sommata agli altri voti. Certo. Però, al di là di questo, la polemica è: che messaggio diamo ai ragazzi di oggi? Perché tu vuoi portare un pubblico giovane sulla Rai a vedere Sanremo e con questi personaggi ci riesci, ma che messaggi diamo? Perché se nelle canzoni c'è un'istigazione magari all'odio o magari addirittura a delle situazioni, insomma, che si parla, insomma, magari anche della figura femminile in modo dispregiativo, che messaggio diamo? Perché oggi i ragazzi magari ascoltano queste canzoni e poi nella vita reale Certo, si insomma, comportano nella stessa maniera e è non sono chiaro, bei messaggi. insomma, alla luce di tutto ciò che avviene per quanto riguarda in televisione, tutti gli eventi che sono sempre eventi che riguardano cose familiari, Sì. più che altro, insomma, non siamo in un'epoca di grandi cose se non queste cose, tragedie familiari, Beh, oppure queste vittime che sono le donne, le mogli, e quindi insomma, in un'epoca dove, ecco, tutte le cose succedono nell'ambito familiare, nell'ambito anche dei ragazzi, perché succedono anche per quanto riguarda rapporti tra ragazzi e ragazze, e quindi insomma bisogna stare attenti Ah, certo. e dare un messaggio incisivo, e quindi su questo noi siamo d'accordo e perciò ne abbiamo voluto parlarne qua in Beh, questa vetrina. certo. Certo, assolutamente. Comunque andiamo a leggere velocemente Facciamo il tutti, carrello di sì, tutto. assolutamente, tutti i partecipanti, i big ovviamente di Sanremo. Achille Lauro, canzone Me ne frego, questo è il titolo, anche qui vabbè, si potrebbe discutere. Poi Alberto Urso, Il sole ad est, Anastasio, Rosso di rabbia, Bugo e Morgan, c'è questa coppia, Sincero è la canzone, Diodato, Fai rumore è il suo brano, poi Elettra Lamborghini porterà questa canzone che si chiama Musica e il resto scompare. Anche qui sono state fatte un po' di battute, poi vabbè, è inutile adesso Chi la commentarle. vede la sa, insomma. Esatto. Elodie porterà Andromeda, Enrico Nigiotti Baciami adesso, Francesco Gabbani Viceversa, Giordana Angi con Come mia madre, Irene Grandi Finalmente io, Junior Kelly, tanto discusso Junior Kelly, No grazie, Le vibrazioni dov'è, Levante con Tiki Tiki, no, Tiki Boom Boom, Marco Masini Il confronto, questa secondo me potrebbe essere una bella canzone così ad occhio. Michele Zarrillo con Nell'estasi o nel fango, Paolo Iannacci, anche lui torna sul palco dell'Ariston con Voglio parlarti adesso, Piero Pelù appunto con Gigante, e poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Tu li Ah, conosci i Pinguini Tattici non so, Nucleari? già il nome mi piace, però non so di che si tratta, ma mi Ok, piace. esatto, che Approvo, portano Ringo Starr, approvo. bel Ecco. titolo, potrebbe essere una bella canzone. Rancore, che ha partecipato con Daniele Silvestri l'anno Ah, scorso, giusto. oggi sarà da solista con la sua canzone Eden. Poi c'è Rafael Gualazzi con Carioca, Ricky con Lo sappiamo entrambi, Rita Pavone che torna sul palco dell'Ariston. E tu sei stata criticata Rita Pavone, dico, ma com'è? Cioè, Sì. non criticate i testi di quei Chiaro. personaggi e Vabbè, criticate sì, Rita le Pavone? eccessi non si finiscono Assolutamente. mai. Rita Pavone con Niente, e Resilienza 74, e poi Tosca con Ho amato tutto. Questi sono i Benissimo, insomma. 24 Vabbè, big, l'importante è che ci siano dei nomi interessanti, quindi noi assolutamente, speriamo in una giusta di miscela. Sanremo. Speriamo appunto che Amadeus possa anche, Si sa, salva la come barca, chiaramente, dopo salvare un tutto. po' la barca da questa Perché, insomma, le situazione. previste non sono state granché, ecco, però ecco, ti volevo Sì, fare giusto una domanda per sì, sì. chiudere. Secondo te era giusto dare la possibilità a Amadeus, oppure ecco, c'erano altri nomi? Mo facciamo come lo sport qua, cacciamo. Esatto, come Ti l'allenatore. sto mettendo nel pallone, No, beh, adesso. diciamo che Amadeus, allora, Carlo Conti lo aveva già condotto il Chiaro. festival per diversi anni, Baglioni 2 anni consecutivi. Amadeus è il volto della Rai, purtroppo non c'è Di più Fabrizio punta, Frizzi, lo di punta. ricordiamo. Secondo Diciamo, non c'è me molta scelta, anche Fabrizio questo Frizzi lo sarebbe stato poteva veramente un bel fare. profilo per Sanremo, anche se poi è facile parlare adesso perché molti dicono che la Rai non gli abbia Non gli mai ha dato dato una questa possibilità possibilità, ecco. importante. Poi oggi è facile parlare. Quindi io non. Amadeus è stato scelto per una questione anche di, secondo me, popolarità in questo periodo, visto che comunque è il volto della Rai, però credo che insomma l'anno prossimo si potrebbe cambiare sia direttore artistico che conduttore. Ecco, forse è meglio tornare alla vecchia formazione. Io non lo so che cosa Ecco, perché insomma, succederà. troppi Magari ne poteri, parleremo prossimamente in un troppi altro poteri, chiaro. speciale. Però Vabbè. forse, ecco, il direttore artistico deve avere altre funzioni rispetto al presentatore. Questa è la mia idea. Comunque, siamo in chiusura. Grazie da Ciro Caipa. Federico Mancini. E ci sentiamo alla prossima con i programmi No Frontiere Web TV.